Sporting Lombardia ha raggiunto Federico Corno, il giocatore dell'Insubria, che ha appena terminato la gara di recupero con il Caravaggio. Ciao Federico. Salve. Allora, avete giocato oggi la gara con il Caravaggio, un'altra vittoria che vi rilancia ulteriormente in classifica. Sì, adesso siamo lì a ridosso dell'Atletium, cioè a ridosso, mio Dio. Siamo lì insieme a altre 5 squadre, e il nostro obiettivo comunque rimane i playoff. Siamo addirittura potete fare un pensierino al secondo posto. Sì, però cioè, un passo per volta, adesso ormai il primo posto mi sembra un po' un'impresa, però l'importante è raggiungere i playoff, poi arrivare ovviamente secondo è un bellissimo successo, però comunque il playoff è l'importante. Sicuramente. La gara di oggi invece com'è stata? So che eravate sotto, poi avete raggiunto e sorpassato il Caravaggio, com'è andata? Caravaggio è una squadra molto determinata che purtroppo si trova in una situazione classifica non favorevole e anche un po' immeritata visto quanto ha fatto vedere oggi. Oggi è stata una partita durissima soprattutto per il campo, in condizioni pessime e partita non tanto bene visto che il Caravaggio ha trovato subito il gol. Poi siamo riusciti a rimontare e abbiamo sofferto nel finale, però siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Per te è un momento buono, un momento magico, hai segnato ancora dopo aver segnato anche domenica scorsa? Sì, personalmente un bel momento, però cioè, è grazie alla squadra che comunque riesco a concretizzare le azioni che creiamo. Per domenica prossima già si pensa all'avvenimento insomma di una gara importante sempre per la zona playoff, la trasferta ad Olginate, cosa ne pensi? Olginate che ci ha messo sotto all'andata, dobbiamo riprenderci una rivincita, è molto difficile visto che si trova anche lei nella nostra stessa situazione, perché anche lei sta lottando per un posto nei playoff, quindi sarà un bello scontro diretto. Un pronostico? No, non si fanno pronostici. Niente pronostico, va bene. Niente pronostico. Federico, ti ringrazio, buona continuazione e buona fortuna per domenica. Grazie, arrivederci, salve.